Contrapporre agli scenari di guerra in Europa un'agenda di pace. Alleanza Verdi e Sinistra continua il suo tour sui territori, incontrando questa volta i cittadini di Terracina, con tre candidati al Parlamento europeo, Massimiliano Smeriglio, Paola Bernasconi e Luca Boccoli. È importante impegnarci per un'agenda di pace, un'agenda diplomatica e quindi proporre immediatamente una risoluzione per un'iniziativa diplomatica di negoziato di pace sia sullo scenario ucraino e soprattutto sullo scenario palestinese. L'Italia è un grande paese, un paese tra i fondatori, una grande economia, una grande democrazia, un ruolo importante. Bisogna tornare ad avere un'agenda progressista in Europa e anche in Italia. L'iniziativa è stata organizzata dai coportavoci di Europa Verde Terracina, Gabriele Subiaco e Patrizia Pagliaroli. Siamo molto contenti di ospitare questo evento che è importante qui a Terracina perché sostanzialmente diciamo, ci dà l'opportunità di far sentire una voce diversa rispetto a quella che sentiamo da tanti anni in una città che è governata da 30 anni dalla destra ed è governata secondo noi malamente. L'obiettivo è far tornare centrali territori come Terracina, ricchi di storia e di bellezze naturali, che devono essere valorizzate e preservate. Io penso che sia fondamentale sia per noi, per chi è eletto al Parlamento europeo, mantenere un rapporto molto forte con le realtà territoriali, ascoltare, raccogliere le istanze, le vertenze, le denunce. E per chi è qui avere un rappresentante disponibile, cioè che è in grado di non fare campagna soltanto sui social o in televisione, ma venire a vedere le situazioni e raccoglierle è importante per accorciare le distanze democratiche fondamentalmente. La rappresentanza è fondamentale, con il Consiglio europeo che incide sempre più nelle politiche interne degli Stati. È andata a votare, è importante, l'Europa ci riguarda, si interessa delle nostre vite, delle vite di tutti i nostri concittadini. Se non ci occupiamo noi dell'Europa, l'Europa si occupa di noi, è andata a votare.